potrebbe sembrare un Audi A1 come tutte le altre, ma ad un occhio più attento non possono sfuggire i dettagli rivelatori di questa piccola supercar. Prese d'aria maggiorate, cerchi ed impianto frenante specifico e ben 4 scarichi al posteriore. Insomma, un intervento che sottolinea la cattiveria della vettura, senza però renderla troppo vistosa o addirittura volgare. Più incisiva invece la personalizzazione dell'abitacolo, con volante, sedili, battitacco e pedaliera dedicati. Di piccole bombe sul mercato ce ne sono parecchie, Cooper S, 208 GT, Clio RS, ma come quest'Audi A1 S1 ce ne sono davvero poche. Signori, 231 cavalli su una vettura lunga meno di 4 metri, fa impressione. È una bomba, 0-100 5 secondi e 8. Stiamo parlando dello 0-100 di una Porsche 911 di qualche anno fa. Velocità massima 250 orari su una vettura lunga meno di 4 metri. Sensazionale. Il 2000 turbo di questo S1 la fa semplicemente volare. Spinge con decisione già dai 2000, ma in alto allunga con una rabbia inaudita. Una vera piccola bomba. Poi pensate soltanto per un attimo a cosa sarebbe stata una sportiva di fine anni 80, primi anni 90, una 205 GT con 231 cavalli sotto al cofano. Sarebbe stata probabilmente una bara volante, un mezzo di morte. E invece questa S1, nonostante le dimensioni compatte, mostra un comportamento di una compostezza e di una neutralità semplicemente disarmante e di un'efficacia pazzesca tra le curve. L'assetto ovviamente molto piatto, sterzo preciso, diretto, imposti la traiettoria e lei la mantiene fedelmente. Trova subito l'appoggio sulle ruote esterne e via, non si scompone neanche di un centimetro. Una gran macchina che su un percorso guidato permette di togliersi tantissime soddisfazioni. Infine, consumi e costi. Con una guida tranquilla si riesce a stare nei 12 km al litro, mentre il listino di quasi 32.000 euro più accessori la rende indubbiamente un oggetto per pochi eletti.